Ciao a tutti, bentornati in un nuovo video. Oggi, come potete vedere, siamo in un luogo abbastanza strano perché siamo nella mia macchina. Di recente ho dovuto cambiare macchina per problemi a quella vecchia e vabbè, per vari motivi alla fine sono andato ad acquistarne un'altra usata, sempre lo stesso modello di quella precedente, che era un BMW 320D, però la versione leggermente dopo rispetto a quella che avevo in precedenza. Ha tante belle cose questa macchina, solo che ovviamente io sono abituato a poter collegare Spotify eccetera, tutto quanto tramite il mio telefono. Purtroppo questa macchina ha sì il Bluetooth, ma per le chiamate, non per appunto poter ascoltare la musica eccetera. Allora, cosa ho pensato di fare? Sono andato su Amazon, fino a quando non mi arriverà una cosa che probabilmente vedrete il mese prossimo, e sono andato a ordinare una cosa un po' strana. Ok, il pacchettino è abbastanza piccolo, mettiamo un attimo dietro nel frattempo. Qua dentro c'è un ricevitore Bluetooth, teoricamente, per poter ascoltare la musica tramite un connettore AUX. Qui nel portaoggetti, come potete vedere, il jack AUX, e qui c'è una presa appunto per la corrente, ovvero quella per l'accendisigari. Con questo piccolo accessorio, però, teoricamente dovrei poter utilizzare quel connettore AUX in modo senza fili, diciamo, Bluetooth. Ok, all'interno della confezione c'è, vabbè, il libretto delle istruzioni, c'è un cavo micro USB piccolino, c'è un cavo jack-jack da probabilmente tipo neanche mezzo metro, un connettore jack-jack però molto più piccolo, tutto in metallo. Il ricevitore è molto piccolino, plasticoso, vediamo se funziona, probabilmente andrà ricaricato, non so, non ho letto istruzioni, non ho letto niente, adesso lo scopriremo insieme. L'idea è quella di andare a collegare il ricevitore alla nostra presa AUX, ok? Poi inserire anche ovviamente l'alimentazione USB. Di solito tutti i dispositivi Bluetooth, per collegarli basta tenere premuto il tasto di accensione, quindi proviamo a vedere se siamo fortunati anche con questo. Ok, sta facendo una luce rossa, provo a tenere premuto. Ok, adesso sta lampeggiando di rosso e blu, quindi probabilmente è in modalità pairing. Prendiamo il cellulare e nella voce Bluetooth qui vediamo StreamBot Mini, che dovrebbe essere il nostro dispositivo. Proviamo a collegarci, si è connesso senza chiedere password né altro, quindi non ne ho idea, non so quanti dispositivi si possono connettere contemporaneamente. Adesso, come potete vedere, lampeggia di blu e a quanto pare significa che è connesso. Noi possiamo provare a reinserirlo qui dentro. Ok, avete sentito anche il suono della macchina, e teoricamente con il nostro telefono da Spotify dovremmo poter far partire la musica. Qui abbiamo Spotify, proviamo a far partire una canzone a caso. E a quanto pare funziona! Sentiamo un attimo anche la qualità audio. Non sembra per niente male. Possiamo ovviamente alzare. Ok, allora, a quanto pare l'amplificazione è leggermente eccessiva. Basta non arrivare al volume massimo, ma per il resto sembra veramente buona. Qui dovrei poter anche chiudere tranquillamente, si chiude perfettamente. La qualità audio devo dire che è buona, non mi aspettavo che fosse così buona. Ovviamente non è perfetta, però per essere un dispositivo che costa circa 9 euro, 8 euro, e ci permette di avere la musica tramite il Bluetooth dal nostro cellulare alla nostra macchina con una spesa così irrisoria e in questo caso praticamente invisibile perché va all'interno appunto del portaoggetti, posso cambiare, posso alzare il volume, posso far tutto, e essendo Bluetooth ovviamente funzionerà anche con il navigatore e con tutto il resto. Ok, per questo video è tutto, fatemi sapere voi che cosa ne pensate. Per adesso assolutamente soddisfatto, dovrò utilizzarlo appunto per un mesetto perché poi vedrete una cosa assurda, non voglio spoilerarvi niente. Se avete qualche accessorio di questo tipo molto economico eccetera, così da consigliarmi non solo per la macchina ma in generale, vorrei portare questa
sorta di serie di video con prodotti super economici o magari che molte persone sono incuriosite a provare, però avendo paura di comprare magari una cretinata non vanno a acquistarle. In descrizione vi lascerò ovviamente il link per questo dispositivo Bluetooth che sono andato a utilizzare io, e direi che da Blink è tutto e ci vediamo nel prossimo video. Ciao ciao!